io non so chi è che ha il copywriter della storia di Gesù Cristo, ma penso che neanche i 12 migliori sceneggiatori di Hollywood, drogati sulla spiaggia di Santa Monica, potevano concepire una sceneggiatura di tale portata, con l'inizio con giardini incantati, schizzi di comete, stragi di innocenti, gente che cerca un albergo e non lo trova neanche a pagarlo. Per forza, sei sotto Natale! E non prenoti! Già non ti prendo negli alberghi con i cani, ti presenti con l'asinello! Ma chi ha scritto queste storie? E hai voglia di vederle qua, nella sfera di cristallo? Avresti avuto un'idea migliore, forse, certo, ma anche i gadget, ma parliamo tranquillamente anche dei gadget. Successivi, di questo amava parlare Rabelais, di sacrare, ma parliamo, l'ultima cena, sto gadget, sto quadro. Gadget, parliamone come quadro, è bello? È veramente bello? Ma per favore, è ora che qualcuno lo dica. È disegnato male. Ma dai, non c'è neanche un tovagliolo. Ma Cristo, l'ultima cena, un attimo, spendi! Tutti a interrogarsi sul mistero, no? Sul mistero della cosa. Che poi, a parte il fatto che l'ha dipinto sul muro di una chiesa che fa retro con la portineria di uno stabile. Che se vuoi portare il quadro in tournée, in giro per il mondo, deve andare anche il portinaio con tutto l'appartamento e tutta la famiglia. Facciamo prima di dipingere su un quadro. Ma parliamo tranquillamente di questo qua. Tutti a parlare del mistero del quadro. Quello, chissà cosa sta dicendo quello con la mano così. So io cosa sta dicendo quello con la mano così sta dicendo. Ma non vedi cazzo, è neanche apparecchiato. Con quell'altro qua che fa, a me è una cotoletta. E quello col dito inzato che dice, io non gasata, grazie. Con quell'altro qua al bordo dice, e dopo andiamo in discoteca. Ma no, dopo c'è una retata. Ah, io finché non vedo non credo. Tommaso, c'è una retata! Con quell'altro qua che dice, ma perché devo tradire io? Perché c'è il nome. Ma perché? C'è il nome giusto, suona bene. Porco Giuda, suona bene. Porco Luca, vedi, non suona uguale. Quattro smonte, invece io mi immaginavo un quadro più vivo, allora più festoso. Allora tutti sono più portati a partecipare ai rituali. Un quadro vivente, un quadro festoso, di gioia con loro che entra. Allora quanti siamo? 13? Devi morire, lo so! Lo so, arriva Maddalena. Maddalena, ale! Una festa! E io bevo il vino! E spezzo il pane! Ma il pane lo spezzo dopo! Sempre tutto bevo il vino! Il pane dopo! E tu, Pierino! Prima che il gallo canti tre volte, tu mi spifferi! Questo qui quando è ciuco si incazza sempre con me. No! Piero, in verità... Buonasera. Chi è? Guaudi. Sono il padrone della trattoria. Ma lei non c'è nel quadro. Lo so. Ma sono il padrone della trattoria, Last Dinner. Poi internazionale, come lo hago, ciao. Last Dinner. Questo si sta traducendo in sala. Stiamo entrando in Europa, non sanno che cazzo vuol dire last dinner. Last dinner? Vuol dire? Che cosa vuol dire last dinner? L'ultima merenda. Lo so, ma io mangio sempre prima.